Tra le letture di oggi, prima domenica di Avvento, abbiamo una suggestione che le percorre tutte come d'uso nella proposta che ci viene fatta dalla liturgia, che è quella di prepararsi per accogliere perché la venuta del Signore possa portare frutto e non ci colga troppo di sorpresa. Ed è il tema tipico dell'Avvento. Però, in particolare, per cogliere una suggestione pedagogica, anche magari che stia un po' a margine in questo caso del messaggio centrale delle letture di oggi, ho voluto soffermarmi su alcuni passaggi della prima lettura dal libro del profeta Isaia, in cui abbiamo questa grande visione. Ricevuta appunto da Isaia, dal profeta Isaia, che in qualche modo è una visione non solo profetica, ma proprio escatologica, che si proietta direttamente alla fine dei tempi. Questo ci dice qualcosa anche sul senso dell'Avvento come preparazione alla venuta di nostro Signore Gesù Cristo, che realizza il regno di Dio, avrà la sua pienezza alla fine dei tempi, ma ci può dire qualcosa anche sullo stile con cui vivere certe esperienze da un punto di vista educativo e didattico. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Se leggiamo questo testo con la sensibilità odierna, contemporanea, tipica per esempio di quello che è il campo di studi della pedagogia interculturale, potremmo inizialmente avere una impressione un po' di un atteggiamento che viene definito nel campo dell'etnologia e della pedagogia interculturale etnocentrico. Dice: tu che rappresenti una tradizione, quella di Israele, dirai che o prima o poi verranno tutti sul monte del Signore, cioè tutti si uniranno alla tua tradizione. Questo è chiaramente messaggio che, letto da un punto di vista spirituale, ha un significato ben preciso, ma se vogliamo leggere una riflessione di questo genere in rapporto ai grandi temi della pedagogia interculturale, ne possiamo cogliere due suggestioni. La prima: pedagogia interculturale ci propone una postura di tipo dialogico, cioè di metterci in dialogo con tutti, ma il nostro metterci in dialogo non ci dispensa dall'essere noi stessi e annunciare, qui parlo anche cristianamente, la nostra buona notizia. Non è che nel dialogo interculturale, il dialogo interculturale funziona solo se tutti si annullano. No, funziona se tutti sono disposti, essendo se stessi, ad accogliere gli altri. E quindi ciascuno di noi avrà un modo di rappresentarsi le vie dell'accoglienza che sarà legittimamente suo. Il secondo messaggio lo troviamo al termine del brano che vi ho citato, no? Ed è il punto forse più suggestivo della profezia. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci, una nazione non alzerà più spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Qui è chiaro che in una dimensione escatologica questo ha un determinato significato, ma il frutto del dialogo interculturale, interreligioso, reale e fecondo è prima di tutto la pace tra gli uomini, tra le nazioni, con il creato, con l'ambiente. Il primo frutto del dialogo dovrebbe essere la pace. Quindi comprendersi, accogliersi, dialogare, essere costruttori di pace.
Buon lavoro a tutti, buon avvento a tutti.